Allora, ragazzi, io direi, chiedo il supporto della regia per introdurvi in questa rubrica di vero e falso, che non sarà lunghissima, sarà breve, ma intensa. E ho voluto coinvolgervi in quello che sono state delle scelte difficilissime, perché di comici ce ne sono stati a Iosa, ce ne sono tantissimi, tutti talentuosi e bravi, ma io ho scelto quelli che più mi hanno segnato a livello proprio artistico. Partirei con la prima foto. Carissimo Simo, c'è, eccolo qui, ragazzi. Per me tutto ha avuto origine con lui. Tutto è partito con lui. Hitler. Però, sì, sì, beh, bravo, questo Hitler, prima che diventasse quello che era diventato, e qua stava facendo una parata così in giro. Ciao Fede, in frattempo saluto chi ti aggancia in questo momento. Sapete che in realtà Adolf Hitler ha scelto di farsi i baffetti per cercare di assomigliare a lui? Davvero? Questo vero. Potrebbe essere un altro o vero o falso, non lo so, ce lo teniamo per la fine, poi magari se ho voglia, dai. Allora, questo ve la dirò solo a fine trasmissione, o addirittura ve la dirò soltanto se ricondividete, ci mettete i like alla pagina e su Instagram. Quindi partirei. Allora, ragazzi, la prossima foto che io vi sto per far vedere ritrae un personaggio che ha collaborato in uno dei film più importanti di Charlie Chaplin. Quindi vediamo la prossima foto. Sto per svelarvi quale sarà la prossima notizia che sto per darvi, quindi a voi capire se è vero oppure no. Sapete chi è questo bambino? È quello che ha partecipato al film Il Monello, ok? Ora, proprio semplice, voi guardatelo bene con attenzione, perché la prossima cosa che dovete dirmi è se questo attore è stato l'attore della prossima foto. Sono la stessa persona, provate a dirmi se è vero oppure no. Vediamo la prossima foto. Torna indietro. Vai avanti. Io voto vero. Anch'io voto vero. Mamma mia, è diventato Fester. Ma questo qua è lo zio Fester. Sì che sarà lo zio Fester. Dai, dico vero. Io dico vero perché c'è il mio stesso taglio di capelli, tanta solidarietà, io dico vero. Sentiamo un po' cosa dicono tutti vero. I nostri... Ciao Madda, dice vero. Ciao Madda. È vero perché c'ha gli stessi occhi, però se non lo è, complimenti Alex che ci ha ingannato di brutto. Cioè, c'ha quell'occhio un pelo triste, guarda, anche se nell'altra sorride. Ah, la Mara... comunque, raga. Mara dice falso. Ragazzi, non so se è inutile dirlo, ma magari c'è qualcuno di nuovo. Non vale usare assolutamente l'internet. Non lo facciamo neanche noi. Cioè, Alex se le crea e noi facciamo le figuracce in live. Dai, diamo... Hanno votato tutti. È vero diamo... o è falso? Vado? Signori, è vero! Il piccolo e tenero bambino che insieme a Charlie Chaplin interpretava il Monello, cioè Jackie Coogan, degli anni successivi è ovviamente cresciuto, e dopo anni passati quasi dimenticato e in problemi finanziari dovuti ad una cattiva amministrazione del suo denaro, riacquistò una fama internazionale interpretando un conosciutissimo personaggio che è, chiaramente, lo zio Fester. Hai capito. Beh, ma comunque, ragazzi, si vedeva l'occhio, L'occhio spento, il viso di cemento. Io sono il piccione, tu mi monumento. Allora, ragazzi, prossima foto anche qui è un colpo al cuore per me. Non so per voi, ma... è tanta. Picarra e piccone! Sì! Ragazzi! Ale France! Beh, ascoltatemi, ragazzi, però la scuola è quella lì. Ciao, ascoltatemi attentamente perché questa è molto particolare. Allora, Oliver Hardy girò pochissimi film senza Stan Laurel. Pensare a Laurel senza Hardy e viceversa appare quasi una forzatura. L'incredibile alchimia di Stanley Olio nella lunghissima filmografia che li riguarda ha rafforzato l'immaginario di una coppia che rappresenta un'unica identità. Stanley Olio cercano di arrivare a fine giornata in simbiosi, come simbiotica era l'amicizia tra Stanley Laurel e Oliver Hardy. Eppure Olio tradì Staglio sul serio, voltandogli le spalle e recitando in più di un film senza di lui.
Falso. Signore, vero, signore. Così vado in controtendenza, io dico vero. No, ragazzi, Andrea Boy, complimenti. Adesso che sei su Twitch, scrivi The TPCM Live Show e metti Lucore. E senza mettici che Lucore. No, c'è già qualcuno, no, no, Mirko. Mirko, non vale guardare su internet, non rovinarmi così. Ragazzi, io dico falso perché veramente comunque a me ricordano sempre Bud Spencer e Terence Hill, perché sapete c'è il corpulento e il magrolino, ragazzi, poi non so quanti sono stati poi corpulento e magrolino, una coppia perfetta come è. Va bene, ragazzi, un piccolo prato nelle cuffie. Paco, siete comunque, comunque è vero, perché sono l'unico che ha detto falso, tutti che dicono vero. Ed è vero, i due erano sotto contratto con il produttore Al Roach, che li pagava con uno stipendio fisso inadeguato al loro successo. Questo irritava soprattutto Lawler, che si accordò con una casa concorrente. Ma Hardy non ebbe il coraggio di lasciare Roach, che nel 1939 girò per lui Zenobia senza Stelvio. Lo sostituiva Harry Langdon. Fu un flop e i due tornarono insieme poco dopo. Piccola curiosità che vi voglio dare giusto per un commento è che quando Hardy venne colpito da un ictus nel settembre del 56 subì una semiparalisi che gli impedì di comunicare. L'amico non si perse d'animo, i due riuscirono a capirsi anche grazie al talento gestuale. Ragionavano come se fossero una cosa sola. Laura e Hardy, tanto che Stan scrisse altri soggetti per la coppia anche dopo la morte di Hardy. Nel 1957 non recitò mai più, perché senza Babe, così lo chiamava, tutto era finito. Senza Olio era morto anche Stallio. Finché ragazzi, non hanno fatto Babe il maialino coraggioso, che è un remake della, e lì effettivamente forse è l'unico film, un cameo che hanno fatto dopo negli anni. Io vi consiglio comunque di recuperare il film biografico che è stato realizzato qualche anno fa, ed è, parla proprio degli ultimi periodi in cui loro hanno recitato assieme. Bello. Veramente bello, veramente vedete, bello. Lo linkeremo. Mirko, hai visto il film, il reboot di questi anni, o hai visto il film senza di lui? No, quello di prima, ho visto il film senza di lui, sa. Mamma mia, che cinefilo o cinofilo. Ti piacciono anche i cani? Vai, prossima foto. Vai, foto. Random, più veloce, ritmo. Ragazzi, grande sordi. Finalmente si arriva a casa nostra, finalmente. Siamo tutto di lui. Oh, ragazzi, allora, Alberto Sordi. Preferiti. Vai. Alberto Sordi è riconosciuto da tutti come un grande talento del cinema italiano, ma anche la sua fama in fatto di vita privata non è stata poi così monotona come si crede. Il famoso attore romano è riconosciuto per i molteplici matrimoni andati in fumo, frutto del suo estremo ardore passionale che lo rendeva un innamorato cronico, spesso riconosciuto come il sognatore. Vero? Falso. Falso. Comunque, ti sei collegato a Sordi perché Sordi dava la voce a Olio, no? Esattamente. Ma dava la voce anche a Stallio, non era sempre lui? No, solo Olio. No, ho detto una cazzata, ragazzi, perdonatemi. Quando, no, ci stava, poteva essere quando, una rubrica. Quando voi ci voterete su Twitch, andremo alla Rai perché saremo famosissimi e vi saluteremo tutti, allora non sbaglierò più perché avrò un copione. Attenzione, abbiamo falso, non si è mai sposato. Attenzione, andiamo nello specifico qua. Ragazzi, ma abbiamo qua, abbiamo il super... Anche mia mamma dice fa, e allora, vabbè, ma che cascata di fai. Io non lo so, ma veramente. Allora non posso e dire. Quindi svegliamo subito, vero? Io ho detto falso. Allora, ragazzi, è falso, non si è mai sposato. Ci si avvicinò solo una volta ai tempi con una certa aiuta Franz Mayer. Fissarono anche la data, ma preso dal panico, Alberto chiese al suo amico Bettanini di riferire alla famiglia di lei che quest'anno non possiamo sposarci perché siamo molto occupati. Grande, vabbè, grande, grande. Fate un applauso ad Albertone dalle vostre stanze perché ci ha dato tantissimo. E dalla scuola di Alberto Sordi, quanti ne sono usciti, ragazzi? Quanti ne sono usciti? Vai, prossima. Prossima foto.
Vabbè. Eccolo, ma ragazzi, segno. Ma no. Lo segno subito, Gigi Proietti. Ma sapete che in realtà ho sbagliato a numerare le foto perché non doveva esserci. Bello che gli faccio, me le hai messe in ordine giusto? No, c'hai ragione. E invece ti annuncio chi deve essere al posto suo. O la Madda, certo, signor William. Non ha Amazon Prime. La Madda non ha Amazon Prime, diciamo che può mandarci i soldi con Satispay. Esatto. Salutiamo la Betta che nel frattempo è arrivata. Quindi chi è che vuoi? Dimmi certo, chi è signor che... Williams. Ah, Robin. Eccolo, è di lui che volevo parlare. Scusatemi, errore mio, chiedo scusa a tutti i nostri spettatori. Allora, Robin Williams è noto non solo come grande attore, ma no, persino non come... Cantante. Eh? Non era un cantante? No, non lui. Quando si trasformava in quell'altro nessuno lo sapeva. Comunque non solo è noto... insieme. Allora, non è noto solo come grande attore, ma persino come prestigioso doppiatore. Il dato più eclatante risale al suo enorme cachet ricevuto per il doppiaggio di Aladdin nella parte del genio della lampada. Vero o falso? Beh, secondo me è vero. Io dico vero perché lui spaccava veramente. Scusami, avevo il muto, me la rifai? Sì, Robin Williams è noto non solo come grande attore, ma persino come prestigioso doppiatore. Il dato più eclatante risale al suo enorme cachet ricevuto per il doppiaggio di Aladdin nella parte del genio della lampada. Vero. Valso. Vero. Non dirmi che siamo a metà strada, che ha preso il cachet e poi non l'ha fatto. No, era lui, ragazzi. Mi sembra che fosse proprio lui. Perché quando è morto io non guardo grande la Vale che dice DPCM basta, grandissima. Io non vi guardo negli occhi perché non voglio farmi sgamare da quello che potrebbe essere la risposta. Vado, l'annuncio, vai, illuminaci. Falso. Williams guadagnò solamente 75.000 dollari per il doppiaggio del genio. Il film guadagnò più di 200 milioni di dollari solo negli States. Successivamente la Disney gli inviò un dipinto di Picasso per ringraziarlo del suo lavoro. Però era lui, grazie che ci hai fatto cadere in... Vabbè, ma adesso bisogna vedere quanto valeva questo Picasso. Sai che non lo so, la prossima volta mi informerò e ti farò sapere. Allora, io ho paura di averti messo le altre foto in disordine, quindi io direi di mettere la foto del nostro mitico Jim. Che l'hanno già detto. E comunque continuate a scriverci, secondo voi, il migliore di tutti i tempi, vostro personale, comico. Ragazzi, ma recuperiamoci direttamente stasera qualsiasi tipo di film che abbia fatto Jim, perché... Vai. Allora... Jim Carrey, noto comico e stella hollywoodiana, può vantare, fra le sue amicizie più intime, quella con il noto attore Tommy Lee Jones. Fra i due si è creato un forte legame durante le riprese del celebre film Batman Forever. Falso. Ma forse è falso. Falso perché... Io non butto mai la mia risposta, dico vero o falso e via andare. Lui faceva l'enigmista. Ma lui faceva l'enigmista, è vero, porca... Ve lo ricordate? Indovinello, chi ha paura del pipistrello? Boh, è vero, mi hai messo veramente... Però dico falso lo stesso. Falso perché è troppo poco, secondo me. Come... Ok, veramente è scattata la scintilla. Però se scatta la scintilla, due personaggi del genere rifanno un film insieme. Lo fanno. Cioè in 30 anni cagano fuori un film, ragazzi, insieme. Beh, non è detto. È vero, fatto. Illuminaci. Allora è vero, cambio, è vero. Non è detto, tu prendi Stallone e Schwarzenegger, si sono odiati tantissimo, poi. Lo so, ma se ti trovi, cioè, boh. Vabbè, comunque, signori, è falso! Batman Forever... In Batman Forever il nostro mitico Jim ha litigato con Tommy Lee Jones,
Tant'è che diceva che Carrey con il suo ruolo gli rubasse la scena. Alla fine del film, George Schumacher, il regista, ha dichiarato che non avrebbe mai più lavorato con loro due. L'ultimo, siamo pronti per l'ultimo, ed è l'unica foto in cui compaiono due attori. L'ultima, che sono molto conosciuti, i mitici Seth e il mitico James. Sì, ma Alex, hai appena fatto delle staglio e olio, dici l'unica no, foto... ecco. È l'ultima foto dove ce ne sono due. Ah, ok, sì, scusa. Minchia, ragazzi. Che carini! Questi sono i miei due comici preferiti contemporanei. Quindi gli voglio un sacco di bene a questi ragazzi. Mi fanno ridere tanto. Ricordiamoci che la comicità è terapeutica, quindi ridere fa bene. E queste persone creano proprio un servizio per le persone per cercare di farci star bene, eh? Io volevo dire una cosa che è sempre stata il mio cavallo di battaglia con tutte le donne del mondo, con tutte le donne con cui io mi sono interfacciato nella vita, non ho mai potuto puntare sulla bellezza fisica, insomma, non ho mai potuto puntare diciamo, come dire, sulla chioma, sulla coda di cavallo. E quindi, ragazzi, le donne o le fai ridere o le fai piangere. E quindi io di solito le facevo ridere, nella speranza che ridessero con me e non di me. Finora diciamo che l'ho portata a casa. No, ma comunque diciamo a tutti i follower che ti conoscono solo da adesso, che una volta però lui verso i 18 aveva comunque dei capelli laterali qua, cioè un po' di... un accenno. Io lo conoscevo, vi dico, c'aveva un po' di... Poi magari qualcuno che di voi che ci sta seguendo di nuovo dice, ma io dove l'ho visto Simo? Il Simo, ragazzi, vi avrà sicuramente, se siete della nostra età, non vi diciamo quanti anni abbiamo, vi avrà servito qualche cocktail in giro. Fai la faccia... Fai lo shaker. Lavorava nei baretti con maschi più alla voga. Dai, diciamocela, vai. Allora, ragazzi, sono grandi amici, quindi tra le coppie cinematografiche più brillanti negli ultimi anni si annoverano senza dubbio James e Seth. I due hanno più volte collaborato assieme, conoscendosi sul set della serie Freaks and Geeks. Ebbene, i due attori sono stati stranamente minacciati di morte, in una situazione particolare, addirittura additati come per una presunta offesa ai danni di un esponente, un personaggio di fama mondiale. Pensate un po'. E chi è questo qua? Dimmi chi hanno insultato. No, non te lo posso dire, chiaramente. Tu devi dirmi se è vero o falsa questa cosa. Io dico vero e non voglio che Alex ce lo dica, se no poi minacciano di morte pure di PC Man. No, dai, no, non credo. Io giusto per chiuderla dico falso, al contrario con Simo, così abbiamo la faccia di un vincente e una di un perdente. Falso, dai, falso. Cioè, se mi dici che è un imam, tipo, non so, un imam islamico, ragazzi, non ho niente contro le culture, però dico, magari qualcuno che se la prende, magari che hanno fatto una battuta un po' politica tirata o altra, un conto, però se no, cacchio, ragazzi. Poi sono simpaticissime, veramente... Boh, io dico falso, stanno piovendo di vero. Come direbbe l'Andrea Boe. Grazie all'Andrea Boe che ha attivato il cuoricino, ragazzi. Ha fatto e ragazzi, concludiamo questa rubrica con un bellissimo vero. Scusate, ci sono le sirene che passano, intanto che passano. Vero, hanno ricevuto minacce di morte. I due attori sono stati insieme anche autori e protagonisti del film The Interview. In questi due interpretano due giornalisti, scusate, incaricati di intervistare e uccidere il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ah, per questa sua trama, okay. Vabbè, allora... per questa sua trama, il film ha subito numerosi problemi produttivi e i due autori hanno ricevuto numerose minacce di morte per aver realizzato un film simile. Alla fine il lungometraggio fu distribuito in un numero ristretto di sale con poca pubblicità da parte della casa di distribuzione. Grazie Alex, grazie a tutti. Grazie. Per qualcuno ottimo, come grandi curiosità, qualcuno... grandi, sempre bellissime le rubriche. C'è qualcuno come Mara che non ne ha indovinata una, se non l'ultima. L'ultima sì, Mara l'ha azzeccata, è vero, ma tutte le altre. E poi un giorno ringraziamo Mara, ma ve lo diciamo più tardi. Se state ma mi siamo, ci siamo impegnati. Cioè, io comunque stavolta mi sono impegnato, non era facile. Si è visto. Infatti, no, io ho azzeccato due. Delle robe difficili.